Cotolette di sedano-rapa croccanti al forno. Vediamo come realizzarle. Prendiamo un sedano-rapa, rimuoviamo la parte esterna, lo passiamo sotto l'acqua corrente rimuovendo tutte le sue impurità. Lo tagliamo a fettine non troppo spesse e ora li mettiamo a bollire per 5 minuti con acqua salata. Nel frattempo preparo farina, pan grattato con spezie a piacere e un uovo sbattuto. Passati 5 minuti, procedo ad asciugare tamponando con un panno pulito. E ora iniziamo. Prendiamo ogni singolo dischetto e lo immergiamo prima su farina, uovo sbattuto, pan grattato con spezie. E li vado a stendere su teglia con carta da forno. Finisco il condimento con un po' di sale e olio. Inforniamo inizialmente per 10 minuti in forno statico a 200 gradi, poi circa 7 minuti a forno ventilato. Belle da vedere, buone da mangiare, croccanti fuori e morbide dentro. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti.